Salve a tutti e bentrovati. Oggi affronteremo un argomento molto importante che vede coinvolti coloro che si stanno prendendo cura di noi, che vede coinvolto tutto il personale sanitario e medico, gli eroi di questa grande emergenza. Sì, sono eroi, ma sono anche persone vulnerabili, persone i cui segni della sofferenza psichica non si vedono come segni della stanchezza, come segni sui loro volti delle mascherine che indossano tutto il giorno, incessantemente. E quindi oggi ci occuperemo appunto di quella sofferenza invisibile. I soccorritori, i medici, tutto il personale sanitario fa parte di una classificazione che viene fatta in psicologia dell'emergenza e che li vede posizionati come vittime del terzo tipo. Che vuol dire vittime del terzo tipo? Vuol dire che vivono il trauma, vivono l'emergenza in maniera indiretta, quindi non direttamente coinvolti, come le vittime di primo tipo, che sono le persone direttamente coinvolte. E invece le vittime di secondo tipo sono i parenti, i familiari delle vittime. Quindi affronteremo quella che è la possibilità di incorrere in quello che si chiama traumatizzazione vicaria e che è appunto la possibilità che i soccorritori e tutto il personale rischia con questo grande coinvolgimento emotivo. Perché? Perché la traumatizzazione vicaria in questo caso è una traumatizzazione di tipo complesso. Intanto diciamo che cosa si intende per traumatizzazione vicaria. La traumatizzazione vicaria è quindi la possibilità che il soccorritore viva in prima persona il trauma, anche se non in esposizione diretta, ma per contatto solo con la persona soccorsa, in questo caso con la persona aiutata, per cui con partecipazione, empatia, immedesimazione nella sofferenza altrui aiutano a innescare appunto questo tipo di traumatizzazione. Inoltre, dicevamo che si tratta di una traumatizzazione di tipo complesso. Complesso perché, oltre ad essere a prestare cure alla persona ammalata, oltre a soccorrere, siamo anche impauriti, spaventati dal possibile contagio. Quindi abbiamo paura di essere infettati, ma essere anche portatori noi di infezione per i nostri cari, per i nostri figli, per i nostri familiari. E quindi che cosa succede? Che l'eccessiva stanchezza, la fatica, la paura, i turni incessanti, l'eccessivo coinvolgimento emotivo possono manifestarsi in diverse forme. Quindi, innanzitutto con la somatizzazione, quindi con cefalee, bruciori di stomaco, dolori articolari e muscolari, oppure attraverso comportamenti compensatori, per esempio abuso di farmaci, aumento di assunzione di cibo, di alcol o di fumo. E infine, ma non meno importante, la presenza di pensieri intrusivi nel momento del lasciarsi andare, cioè nel momento in cui si torna a casa e si dovrebbe riposare, si dovrebbe staccare la spina in un certo senso. E che cosa succede? È proprio in quel momento che ritornano i pensieri, le immagini, i suoni della giornata vissuta. E quindi questo ci impedisce il riposo, ci impedisce il sonno. E il giorno dopo, anziché aver ricaricato in un certo senso le batterie, quindi aver recuperato l'equilibrio psicofisico, arriviamo al lavoro carichi di tutto il carico emotivo del giorno prima. E quindi quando questo succede e persiste almeno da alcuni giorni, l'unica cosa da fare è chiedere aiuto. Chiedere aiuto è importante perché bisogna prevenire sia il disagio e lo scompenso personale, ma anche prevenire l'insorgenza del burnout. Che dire, oggi mi rivolgo al personale sanitario e a tutti coloro che sono coinvolti in prima linea in questa emergenza, soprattutto di essere attenti a questi segnali e nel momento in cui, lo ribadisco, non riuscite, chiedete aiuto senza alcun timore. Abbiamo anche attivato un numero verde telefonico che vi farò comparire in sovraimpressione e infine vi ricordo sempre i miei contatti personali, il mio numero di cellulare 338 3807 117 e la mia pagina Facebook, studio di psicoterapia cognitivo-comportamentale dottoressa Narita Ungaro e infine il mio indirizzo email anaritaungaro@alice.it. Ve lo ricordo, non vergognatevi a chiedere aiuto, fatelo, è importante. Vi saluto e buona giornata.